Benvenuti al nostro appuntamento giornaliero delle 18 che in questo periodo di quarantena abbiamo pensato per voi. Mi chiamo Fabrizio Brancaccio e sono un insegnante di canto dell'Accademia Musicalmente. Per voi oggi ho preparato un compendio di esercizi utili a mantenere l'allenamento vocale in questo periodo di pausa e con la scusa assumere maggiore consapevolezza del nostro strumento, la voce. Che tu sia un cantante di qualsiasi genere musicale, un attore o semplicemente una persona che utilizza la voce, potrai trarne beneficio. Incominciamo! I primi tre esercizi sono basati sulla respirazione, ovvero sul risveglio muscolare del diaframma. Quando inspiriamo, stiamo attenti a farlo sempre dal naso, chiudendo la bocca. Invece quando espiriamo, lo facciamo unicamente dalla bocca. Una mano sul petto, una mano sulla pancia. Inspiriamo lentamente gonfiando la pancia. Come avete visto, inspiro dal naso ed espiro dalla bocca. Il petto non si deve mai gonfiare, ma solo la parte bassa del ventre, nel punto in cui c'è l'ombelico. Anzi, quando vado a inspirare, a prendere aria, sto attento che il petto stia fermo, anzi che un po' scenda. Questo è molto importante per evitare la respirazione clavicolare, dannosa per i professionisti della voce. Di questo esercizio, che chiameremo lento, ne faremo 10, una serie da 10. Passiamo adesso al secondo esercizio. La base è la stessa del primo, mano sulla pancia, mano sul torace, inspiro dal naso, espiro dalla bocca, ma questa volta l'inspirazione sarà lenta, l'espirazione sarà veloce, in questo modo. Ogni volta che espiro, il movimento del diaframma deve essere un movimento repentino, quindi veloce, come se io stessi spegnendo una candela. Passiamo adesso al terzo esercizio, il contrario del precedente. Inspirazione veloce, espirazione lenta, con le stesse regole. Questi esercizi sono molto importanti, non solo per un risveglio muscolare, ma anche perché nella pratica del canto, nella pratica attoriale, ci aiutano anche ad affrontare determinati passaggi e soprattutto ci aiutano nella proiezione della voce e ci aiutano anche a mantenere un flusso d'aria sotto controllo e costante. Passiamo adesso al quarto esercizio, un po' più simpatico. Con questo esercizio metteremo subito in movimento il nostro diaframma, unendolo anche a quella che è l'utilizzo della voce cantata o della voce parlata. Ho scelto quindi questo groove di batterie, in due tempi diversi, in cui noi ci canteremo, ma non canteremo in realtà, in cui noi canteremo su con delle sh e delle s. Questo momento sh, s, sh, s, sh, s, sh, s, mette in movimento il mio diaframma. Partiamo! Carino, vero questo esercizio? Adesso proviamo con un tempo più veloce. Questi sono degli esercizi veramente molto utili per la muscolatura, per il fiato e che se eseguiti giornalmente e correttamente con molta attenzione aiutano anche a rilassare e mettere a nostro agio lo strumento fonatorio. Ovviamente questo lo potete applicare nei vostri brani, potete scegliere un brano da cantare e provare a cantarlo solo col fiato, con le S e con le sh. Passiamo adesso al quinto esercizio, l'esercizio delle vocali afone. Con questo esercizio mettiamo in sincrono il fiato e le corde vocali, quindi arriviamo alla produzione del suono.
Utilizziamo come base la respirazione lenta lenta dell'esercizio numero 1, ma questa volta metto le mani davanti alla bocca come se volessi riscaldarle perché ho freddo. Senza emettere del suono, però pronuncio delle vocali, pronuncio le 5 vocali. È importante rispettare la base dell'esercizio, ovvero la respirazione. Inspiro dal naso, espiro dalla bocca, il petto sotto controllo. Non si muove mai, le spalle non si alzano, ma lavora solo la pancia. L'ultimo esercizio che voglio lasciarvi è quello della bottiglietta e del tubo, che serve un po' per completare quello che è il nostro training giornaliero. Utilizziamo una bottiglietta da mezzo litro, possibilmente utilizzate quella di plastica, così potete controllare la quantità delle bolle che formerete, e mettete all'interno un tubo da 30 cm, e sono molto importanti le proporzioni, ragazzi, il tubo 30 cm e la bottiglietta piena a metà. Soffierò all'interno del tubo affinché all'interno della bottiglietta ci sarà una quantità di bolle costante. Inspiro dal naso. E poi nella fase di inspirazione sentirete che il vostro diaframma, supportato dai muscoli addominali, risale lentamente con una pressione costante. In questo modo imparerete a controllare la pressione del fiato, che è una delle cose più importanti per quanto riguarda la fonazione. Successivamente potrete ripetere questo esercizio, fate una serie da 10 circa solo soffiando all'interno del tubo, e poi potrete svolgere all'interno del tubo l'esercizio anche cantando, eseguendo delle frasi musicali o eseguendo prima di tutto una serie di vocalizzi che in genere fate col vostro insegnante di canto. Esegui questi semplici esercizi giornalmente, ti impegneranno 10-15 minuti circa, ma noterai il miglioramento nell'emissione cantata e parlata. Sono curioso di conoscere il tuo parere su ciò che ho spiegato, lascia un commento, un feedback, o se hai dei dubbi scrivimi, sono qui per te per chiarire tutti i dubbi. Alla prossima, ciao!